volevo dire che abbiamo il piacere di avere gli assessori, abbiamo il piacere di avere anche vari giornalisti e anche il piacere di avere Filippo Casciola, che è un giornalista sportivo, che anche lui si è molto gentilmente farà un intervento anche lui su questo evento, su questo calendario e sul calendario in genere. Benvenuti a tutti, ringrazio le autorità civili, le autorità militari e ringrazio tutti i volontari che sono qui, le famiglie, i giornalisti che oggi sono corsi a massa a vedere questo evento e poi ringrazio gli educatori e tutti gli operatori e volontari che hanno lavorato a questo progetto e un grazie in particolare va ai ragazzi che in 3 mesi si sono anche molto divertiti. Da parte mia il prodotto è bellissimo, quindi sarà che sono molto euforica di questo calendario. E vabbè, ringrazio tutti e buona visione adesso. Un valore, una cosa che si trova e si può trovare aprendo bene gli occhi, guardando bene nelle situazioni impensate. Ecco, io credo che il fatto stesso che noi con questo credo che un messaggio che ci può trasmettere, una realizzazione come questa, veramente un plauso va fatto a tutti coloro che ci hanno lavorato proprio per questo motivo. Noi siamo abituati a situazioni stereotipate, ma credo che questo da aiutarci ad aprire gli occhi, a capire che possiamo trovare un mondo di bellezza in tanti luoghi, in tante situazioni, a partire da quello interiore di chi si spende ogni giorno in queste situazioni, sia un messaggio così universale che non può che farci bene a tutti. Rimanere una casa famiglia, cioè una struttura con non molti ospiti e quindi in grado di mantenere una possibilità di socializzazione, di relazione.